Benvenuti ad Angiunzia, una città completa inviatami da CM87. Bentornati a Città in Mostra. Vi ricordo che se volete inviarmi la vostra città da guardare nel caso sia completa o da sistemare nel caso abbia problemi, link in descrizione per tutti i dati per l'invio. Detto ciò, vediamo un pochino la città, che ve lo dico subito, sta distruggendo il mio computer perché è un'altra di quelle città enormi. Ed è bellissima. Innanzitutto vi mostro la velocità della simulazione, così capirete perché metto il gioco in pausa adesso. Questa è la velocità della simulazione. Le auto sono abbastanza lentine, raga. Poi ogni tanto si fermano. Per cui teniamola in pausa, così è anche un pochino più fluido il tutto. Detto ciò, Angiunzia è una città enorme, 300.000 abitanti. E come state vedendo, è bella ampia. Prima di continuare, iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news sui city builder. Raga, è compattissima, ma è estremamente realistica, devo dire. Sono pochissimi gli spazi lasciati vuoti senza ragione. Quindi devo già dire che è stato un lavoro fantastico quello che CM87 ha fatto. Detto ciò, quello che mi ha detto è che innanzitutto non è ultimata, vorrebbe continuarla, quindi magari in futuro la reinvierà più completa, ma devo dire che è già molto bella al momento, è molto fatta bene. Inoltre dice che non ci sono grandi problemi in tutta la città, rileva soltanto un problema di traffico, principalmente l'ingresso città, eccetera, che lo stiamo vedendo, anche se la simulazione è ferma. Oddio. Non credo che sia un problema, naturale il fatto di avere una coda che va indietro così tanto. Il problema è, come ho detto tantissime volte, le rotonde non sono fatte per gestire le autostrade. Quindi il problema è principalmente questa rotonda, perché vedete che poi non c'è traffico dopo, è vuota la strada, a parte un pezzettino qua giù. Quindi qua il problema è proprio che i veicoli non utilizzano la rotonda e l'ingresso in corsia come dovrebbero. Quindi già rimuovere la rotonda leverebbe questo problema, ma non siamo qua a sistemare le città. Siamo qua a guardare un pochino quanto è fatta bene. Poi non me ne ha parlato, ma io vedo un grosso problema di gestione della spazzatura. Immagino che con la quantità di traffico facciano fatica i camion ad arrivare. Non saprei. Però di sicuro gli impianti per la spazzatura ce li ha. Ecco, magari sono un pochino troppo lontani, ma vabbè. Detto ciò, a parte questo, mi ha detto che le cose da guardare sono dove ci sono gli scali per le merci, di cui è molto soddisfatto, quindi andiamo a cercare. Allora, ecco qua un porto. Oh, ma che bello, ma vedo che ha seguito i miei consigli. Facciamo andare un attimo alla simulazione per vedere. Guardate. Ha seguito i miei consigli, ma li ha fatti a modo suo. Ha usato una strada pedonale in modo che i camion non ci passino in mezzo. E poi ha collegato dritto per dritto le strade, come ho mostrato in altri video, perpendicolari al porto. E guardate un po'. Funziona benissimo. E in più ci ha messo pure una stazione degli autobus di fianco. E ha fatto sti serpentoni per i veicoli in modo che se c'è una coda vadano a riempirla senza problemi. Bella. Molto molto creativo come metodo, mi piace. Forse un filino esagerato se parliamo di realismo, ma molto molto bello. L'unica cosa che sto notando. Ah, ok, sono due ingressi differenti, uno qua giù e uno qua. Perfetto, quindi anche due autostrade completamente differenti che portano al porto. Fantastico. Quindi devo dire che sono contentissimo anch'io del lavoro che ha fatto. Ora, visto che mi ha detto treni e porto, ce n'è forse un altro? Qua vabbè, ok, treni, ma vabbè. C'è forse un altro terminal treni che devo guardare in giro? Vediamo un pochino. E rimettiamo anche in pausa prima che mi muoia la simulazione. Non mi sembra di aver visto nulla, per cui andiamo a usare quello del servizio pubblico.
anche laggata. Vediamo un pochino di individuare eventuali stazioni o altre cose. Allora, per ora non mi pare di star vedendo nessun terminal treni particolare, solo delle stazioni normali. Ah, magari intendeva questo. Ok, trovato. Ok, anche qua come prima ha fatto tutta la serpentina per i veicoli. Ci sta, ci sta. Ripeto, ottima idea la strada pedonale. Così forza i veicoli da un singolo lato. A parte quello, non mi pare di vedere altre particolarità. Però devo dire, ottimo lavoro, davvero. Ottima idea, ottimo lavoro. Mi piace come cosa. Poi, la stazione degli autobus nell'isola principale, ha detto. Quindi, stazione degli autobus. Vediamo un po', immagino sia questa. Eccola qua. Ma che labirinto, veniamo un pochino. Sicuro è molto carino, sembra tipo una sorta di giungla. Di sicuro è molto pittoresco. Se noi proviamo ad andare con la telecamera moddata, è un botto pittoresco ma è molto carino. Poi c'è il solito discorso che ormai l'ho fatto centinaia di volte, che non c'è sfumatura tra la strada e il terreno, non ci sono i ciuffi d'erba, è un po' inguardabile. Però quella è una parte del gioco che magari sistemeranno in futuro. Vedete che ha fatto tutti i collegamenti con i bus, ma ha fatto anche tanti collegamenti pedonali. È molto, molto interessante. E in più mi ha detto di dare un'occhiata agli svincoli, che sono per lo più fatti a mano. Per cui, diamo un'occhiatina. Allora, questo qua giù è... Perché il gioco non ha messo un pilastro sotto la rotonda, lo sa soltanto il gioco. Geometricamente è carino. A livello di senso, bisognerebbe vederlo con del traffico, ma non credo che arriverà mai del traffico qui. Anche perché non ha collegato all'esterno, quindi pochissime auto andranno qua giù. Poi, vediamo un po'. Qua abbiamo una rotonda che, regà, non utilizza. In questo caso magari può funzionare perché il traffico è abbastanza basso, ma non utilizzate le rotonde come svincoli. Utilizzatele in quartierini. Perché, a parte che le rotonde non sono fatte per alti volumi di traffico, non funzionano bene i Cityscan 2, non c'è il concetto di precedenza e non funzionano come dovrebbero nella rotonda. Per cui non utilizzatele, davvero. Utilizzatele soltanto in quartierini piccoli. Poi, qua abbiamo, questo è uno degli svincoli base del gioco, tra le varie ancora con una rotonda, mannaggia loro. Altre rotonde ancora sulla strada principale. È un miracolo che funzionino, non utilizzatele in questo modo, perché non funzioneranno come dovrebbero, ve lo posso garantire. E infatti guardate che coda che si sta formando. Vedete, sempre rotonde. Ancora, per carità. Non utilizzatele, raga. Guardate che coda che si è formata. Questa è tutta colpa della rotonda. Questa è tutta colpa della rotonda. Vedete che la rotonda è libera, non è impiantata. Ma le auto non rispettano la precedenza come dovrebbero. Non c'è il concetto di precedenza nel gioco al momento. Per cui il resto, a parte dello svincolo, carino. Il fatto che fa su e giù, che gira intorno, eccetera. Se vogliamo andare un pochino più sul realismo, però sarebbe stato meglio un tunnel, magari. Però carino, perché sapete che a me piace vedere le auto sopra il terreno e non nascoste sotto, quindi preferisco questo a un tunnel. Di nuovo rotonda. Allora, qua abbiamo dove c'è poi lo svincolo dei bus. Anche qua un tunnel avrebbe avuto un pochino più senso. Poi ancora tantissime rotonde. Poi abbiamo questo, che è custom, da quello che vedo, sì. Carino, ma nulla di speciale, onesto onesto. Questo è uno di quelli base del gioco, che abbiamo già detto prima, la rotonda crea il traffico. Ancora un'altra rotonda che crea il traffico. E poi queste hanno già più senso perché il traffico è più basso qua in mezzo. Ok, poi, cosa abbiamo qui? Qua abbiamo la strada con la mediana, grossa. Ok,
Ok, di nuovo rotonde, 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 tutte rotonde. E qua... non è colpa della rotonda, ma... Qua abbiamo di nuovo traffico in ingresso. Ok. Credo che abbiamo visto più o meno tutto. Bello il coso qua della spazzatura sull'isoletta, mi piace un botto. Allora. Allora. Diamo un attimo un paio di consigli. Quest'isola ha 1, 2 col sotterraneo, 3 e 4 ingressi. Fine. Sono pochi. Sono pochi. Fatemelo dire, sono pochi. Allora, vedete che questo intasato. Poi, questo intasato. Poi, questo intasato. E questo non è intasato qui, ma è intasato qua giù. Questo non è una cosa fisiologica che l'ingresso della città abbia del traffico così. Significa che ci vogliono più ingressi. So che sembrano tanti 4 ingressi così, ma non sono abbastanza perché l'isola non ha bassa densità, praticamente tutta media densità. Quindi qui, ad esempio, servirebbero, tanto per aggiungere, un ingresso qua che ci porti qua giù. Magari l'autostrada qua si divide con uno svincolo in 3 ingressi invece che in uno. Servono delle cose del genere. E in secondo luogo, c'è il treno, ok, sotterraneo, che non avevo visto, quindi in teoria ci sono 5 ingressi, ottimo. Però io farei entrare anche un'altra linea del treno, una seconda così, perché altrimenti secondo me non è abbastanza. Comunque, non, giusto visto che era quello che mi aveva scritto. Non è fisiologico avere una coda all'ingresso della città. È un problema. Innanzitutto le rotonde, come dicevo prima, e perché servono più ingressi. È sistemabile, ma non è un problema grave, perché con una città del genere non è assolutamente un problema grave. Quindi, a parte aver esplorato tutto questo, che comunque io, regà, sono wow, è davvero una città molto molto bella. Voglio vedere un attimo le altre parti della città. Abbiamo, vabbè, quest'altra isoletta qua. Chi ce frega, che ce importa? È praticamente uguale a quella grande. Qua abbiamo un po' di scuole, praticamente. Ok. Qua abbiamo l'aeroporto, che voglio vedere come è stato gestito. Quindi con le varie strade di collegamento, strada pedonale, treni vari. Mi piace questi spazi così per permettere i cambi di corsia. Anche se non credo siano necessari, però mi piacciono, molto belli. Mi piacciono queste aree come le faccio io, con le stradine rurali, per questi tipi di industria, secondo me ci stanno molto bene. Mi piace anche qua aver dettagliato con gli alberi i contorni qua delle aree coltivate, molto carino. E qua abbiamo una mega area industriale, che vi dirò, magari ad alcuni può sembrare irrealistica, ma... È realistica, ci sta. Ci sta un'area del genere, ci sta molto bene. E sono abbastanza contento, devo dire. Mi piace come area. Forse, se proprio devo trovare qualcosina di cui lamentarmi, sarebbe stato meglio dividerla in 3 aree, magari. Adesso non so come è messo il vento, quindi magari potrebbe essere colpa del vento. No, in base al vento si poteva fare. Secondo me sarebbe stato meglio dividere un terzo qua, un terzo dov'è? E un terzo dall'altra parte, se non in quattro, e poi dividerlo in ingressi diversi in autostrada. Perché? Perché per come è stata costruita, ogni singolo camion che deve andare a un negozio prenderanno tutti questa strada qua. E infatti vedete che è intasata di furgoncini. O anche di tir, che non dovrebbero girare in centro città i tir. Per cui... Quello è un problema, perché la maggior parte non prenderà l'autostrada per andarla giù, ma prenderà sta strada qua che è dritta per dritta. Quindi ci sta aver fatto un collegamento diretto all'area industriale, però se decidi di farne uno, ne deve poi fare più di uno. Questo è il mio riassunto. A parte questo, abbiamo altre enormi aree industriali. A questo punto io, regà, voglio andare a vedere la produzione. Cioè, a parte le tasse, che sta in positivo di un'assurdità.
Però guardate, anche con la produzione, sta quasi in positivo con tutto, con la produzione. A parte che credo che sia in parte buggata, perché non credo che abbia soltanto 270 tonnellate di legno, con tutte le industrie che ha. Però... no, con tutte le industrie che ha è impossibile. Dovrebbe averne molte di più. Probabilmente soltanto la simulazione che è troppo lenta per me. Però vedete che comunque sta in positivo, eh? Quindi è molto molto buona come cosa. Insomma, secondo me Angiunzia è una città molto molto bella. Una delle più realistiche che abbia visto finora tra quelle che mi sono state inviate. Quindi di nuovo complimenti. E poi c'è questa isoletta qua che non avevo visto. Con questo svincolo custom. Molto carino. Che si chiude in quattro rotonde così. Ci sta. Non è malaccio, ci sta. Ci sta, è un'idea molto carina. Se ci fossero dei porti piccoli per un battello, ci starebbe bene un battellino che ti porta da una parte all'altra, ma... un po' come quest'altra isoletta qua, ma purtroppo non ci sono ancora. Sicuramente arriveranno con le mod. Per cui, ripeto, wow. Complimenti a CM87, questa è una città fantastica. E... di nuovo, se volete inviarmi la vostra perché è completa o perché volete che io vada a sistemare dei problemi che sono presenti, link in descrizione al form con tutti i dati da andare a inviare.